Allora, bellissima questa canzone. Bellissima, musica celtica. A me piacciono quelle col violino. Allora, vi faccio vedere una cosa oggi che ho scoperto, che non l'avevo mai provata. Una scopertona, devo dire, no? Che oggi per la prima volta mi sono scaricato un po' di video sul iPhone. Dal podcast, quindi vado in podcast. Ciao, nella lista c'ho 610, bellissimi. Science MacBreak Weekly, bellissimo. Larry King Podcast. Allora, ho schiacciato qui. Ci sono i cosi. Schiaccio qui. E parla, ma non si vede il video. E mi sono detto, ma è possibile che i video non vanno se sono podcast? Ci ho pensato. E ripensato dopo quasi 32 secondi, ho detto: boh, proviamo ad andare a vedere nell'iconina video. Allora si va qui. Questo è un bug, secondo me dovrebbe fare automatico. Dovrebbe andare qua nell'icona, insomma, perché te li mette come se dovessi guardare un video di YouTube. C'è la lista diversa. E poi schiacci qua e sei tutti qui. Ora ne prendiamo uno che non ho visto. C'è questo Outrageous. E poi va, molto bello. Tra l'altro, qualità del video è stupenda. Allora, comunque, come se già si sa, la qualità proprio del monitor, risoluzione è fantastica. Cioè, no, se io ad esempio, oh, puzzola, mi sono dimenticato di metterlo su eBay. C'era uno che lo voleva comprare. Se voi avete un iPod Nano, penso anche l'altro iPod, guardate il video, vedete un po' i pixelini. Qua non si vedono, sono ultra minuscoli. Infatti, in confronto a questo è un cesso ormai, no? Bruttissimo. Non c'è niente, si vede anche il video. E poi basta, niente, quello l'ho scoperto oggi. Però quella cosa lì che ci sono rimasto un po' male, perché... Poi un'altra cosa che secondo me è... Che non sentite, però è questo: che nell'iPhone c'è YouTube integrato, no? Però secondo me i video e l'applicazione YouTube non usa Flash per vedere questi video. Secondo me YouTube ha fatto una particolare cartella subdominio dove ci sono tutti i video, ma non sono in formato Flash e neanche FLV. Perché io ho provato a lanciare un FLV, non me lo legge. Secondo me sono fatti, non so, in MP4. O in MOV appositamente per l'Apple, perché a parte il fatto che non ci sono tutti i video, infatti io non mi trovo nei miei video, oppure se cerco, ad esempio l'altro giorno volevo vedere qualche, non so, concerto, non so, qualche pezzo di chitarra, non so, qualcosa, no? E alla fine è uscito fuori uno, ma come uno? Con tutti i video che ci sono su YouTube di chitarra, di musiche, ne ho uscito uno. Saranno 100.000 video in tutto, 10.000 video, non so. E infatti è per quello, perché la gente si diceva: ma come funziona YouTube e non va Flash in Safari? Secondo me Flash non c'è proprio in Safari, cioè non c'è proprio sull'iPhone. Neanche qui. Questi sono video selezionatissimi, riconvertiti per l'iPhone e buonanotte. E basta, questa è la mia idea. Perché secondo me hanno voluto disabilitare Flash, perché con Flash ci puoi fare troppe cose. Ad esempio c'era un sito, mi ricordo, che potevi fare le telefonate, ma ad esempio anche fare, andare su YouTube e registrare un video, perché Flash ti permette di fare un sacco di cose, registrare la voce, registrare l'audio, registrare il video. E qui infatti c'era un programma, mi ricordo, non mi ricordo il sito, che potevi anche fare delle telefonate. Magari qualità accessissima, però gratis e fregavi AT&T. Infatti non lo so, lì come si andrà a finire, questo aspetta, domani chiamo Steve, ci parlo io, poi vi farò sapere. Poi per quanto riguarda prima che dicevo piove sempre, ecco qua. Adesso c'è la notte, domani un po' sole, però poi piove, piove. Invece vediamo in comparazione, Bologna, sole, 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 sole. Riccione, sole, 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 sole. Jacksonville.
Pioggia, 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 pioggia. Poi, mi è venuta un'ideona per un'applicazione, però non so come realizzarla. Questo è bellissimo, questo è proprio il genio che torna. Però purtroppo mi spiace che non ho risposto a tutte le email e le letterine che mi hanno scritto, soprattutto le donne, mi hanno scritto le lettere d'amore. Vi rispondo più avanti perché non ho tanto tempo nei giorni feriali e anche sto weekend sarò impegnatissimo per sta conferenza che devo fare, no? Però voglio mettere delle foto nel mio blog che scatto in giro. Ad esempio, ho scattato oggi una foto quando pioveva. Se non avete mai visto la pioggia, andate a vederlo. Oppure ho fatto delle foto nel supermarket che al supermarket c'è. Vuh, 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 come in Matrix, no? Vuh, 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 vuh. Scaffaloni pieni di patate fritte. Oppure vuh, 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 vuh. Coca-Cola. Tutta Coca-Cola, tutta Coca-Cola. Coca-Cola, ma Coca-Cola alla menta, Coca-Cola allora, tutte che non mi piacciono, alla ciliegia, alla fragola, la Coca-Cola senza caffeina, la Coca-Cola C+, la Coca-Cola merda, la Coca-Cola Peach. La Coca-Cola Peach è uscita da poco, è buonissima. Poi ci sono tutte le sottomarche, c'è un casino di tipi di idea. Io invece ho preso l'acqua gassata. L'acqua gassata la prendo in latino perché l'acqua gassata qua non si usa, no? Allora è venduta come una soda caustica. È venduta come una bibita. Oh, prendo. Qua di solito si piglia il boccione da un gallone di acqua e basta. Oppure io ho la caraffona che filtra l'acqua che viene giù dal rubinetto. E basta, allora ciao!